aree prevalenti di sviluppo e stimolazione, coordinazione dinamica dell'arto superiore, coordinazione oculomanuale, motricità fine delle dita. Strappare la carta. Create coriandoli colorati con diversi tipi di carta. Niente forbici, usate solo la forza delle vostre mani. Creare palline di carta. Iniziate facendo palline grandi e poi fatele sempre più piccole. Potete anche usare i coriandoli che avete creato strappando la carta. Segno e disegno. Avete sabbia, farina o terra molto fine? Perfetto! Potete disegnare e scrivere con le dita su questa lavagna speciale. Disegno libero. Quante volte in classe avete detto: «Maestra, posso fare un disegno?» Ecco, ora è il momento di disegnare liberamente. Utilizzate le dita o un pennello. Mandala. Lo scopo è quello di rilassarsi colorando. Usate pennarelli grandi o piccoli nel caso di spazi ridotti e colori diversi. Bottoni che passione. Questo è un esercizio importantissimo per le vostre mani. Allenatevi ad abbottonare e sbottonare usando bottoni di tutte le forme e di tutte le misure. Mani in movimento. Un modo goloso per allenarvi è quello di cucinare. Fate un impasto, uno qualsiasi. Poi potete scegliere se giocarci o mangiare. Prendi la mira. Prendete le bottiglie vuote o dei birilli se li avete. Cercate una palla o createla con la carta. Prendete la mira e strike! Palla in mano. Primo passo. Gonfiate un palloncino. Secondo passo. Lanciate il palloncino e riprendetelo con due mani. Terzo passo. Lanciate il palloncino e riprendetelo con la mano destra. Quarto passo, lanciate il palloncino e riprendetelo con la mano sinistra. Il vostro compito, cari genitori, è quello di proporre ai bambini questi suggerimenti in modalità ludica. In questo modo svolgeranno gli esercizi più volentieri. Cari bambini, il vostro compito invece è quello di impegnarvi. Sappiamo benissimo che ce la farete. E se non riuscite subito in una cosa, non vuol dire che non siete bravi. Sapete, anche la mamma e il papà, anche le maestre sono stati piccoli come voi e anche loro hanno dovuto imparare a fare tutto. Quindi, non mollate. E ricordatevi sempre che voi siete super.